Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ogni settimana, come ogni giovedì, eccoci con l'appuntamento col futsal. Dove andiamo, Fre, oggi? Oggi si va a Reggio Emilia, c'è l'Olimpia Regium, c'è la capolista, partita difficilissima. Vediamo come se la caveranno i ragazzi di Andrejc. Balza sicuramente vuole dare continuità alla vittoria che abbiamo visto nell'ultima settimana. Ora, solita routine, andiamo in macchina, andiamo con le domande e andiamo ad assistere a questo appuntamento che non si può perdere. Sì, Fre, andiamo in macchina, però prima ricordiamo un dato importante. Oggi è la prima trasferta serale per Fabio e compagni, quindi porterà bene o porterà male. Sicuramente contro la capolista non è facile che porti bene, però staremo a vedere. Un Balza rimaneggiato dalle tante assenze, ma dopo andremo a narrarvi un po' meglio quelle che sono le dinamiche di questo incontro. Noi ora andiamo in macchina e siamo pronti per andare ad Altedo, dove Fabio prenderà il pulmino con i compagni per andare verso Reggio Emilia. Eccoci dunque in macchina in direzione di Altedo. Come sempre ci sono le vostre domande a cui dobbiamo rispondere, quindi iniziamo subito con la prima domanda. Mucca Power: dopo quella mega giocata Fabio si è sbloccato ed ha preso fiducia, che mostro. Che giocate che gli sono uscite dopo? Migliore in campo nonostante Calai abbia fatto gol. Ora domandina a Fabio: come sono stati gli accordi con la società per avere il numero 11 sulle spalle fin da subito? Ricevuto a caso o c'è stata una discussione? Numero non da poco. Allora, ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Esagerato, cioè è troppo buono. Non penso di essere stato il migliore in campo, comunque ti ringrazio tantissimo. Per il numero di maglia, semplicemente la società mi ha detto i numeri di maglia liberi e l'11 era tra questi, quindi l'ho scelto. Ero indeciso con altri numeri perché mi sarebbe piaciuto magari scegliere qualche numero più esotico, più strano. Dillo, quale? Magari il 77 per Quara. Però dai, ho scelto l'11. Andiamo con la domanda di Lorenzo Angeli, che ti dice: grandissimo Fabio, ottime giocate e ottima partita. Volevo farti una domanda: che è il compagno, compagni con cui hai legato di più e con cui ti trovi meglio? In bocca al lupo. Non penso che ce ne sia uno in particolare. Sì, cioè ce ne sono diversi. Mi trovo bene con tutti, davvero un gruppo molto unito. Non ci sono, diciamo, gruppetti interni. Siamo tutti veramente uniti. Andiamo con la domanda di Salan Diaye. Ciao Fabio, dopo un po' di partite nel calcio a 5, ci sono differenze a livello fisico, falli e atletico, corsa, rispetto al calcio a 11? Beh sì, a livello atletico e fisico ci sono molte differenze. Per quanto riguarda i falli, nel calcio a 5, essendoci il tiro libero al sesto fallo, si fanno molti meno falli, anche se è uno sport molto di contatto, si usano sempre le mani. Per quanto riguarda la corsa, diciamo che a livello di quantità c'è molta meno corsa, però comunque ci sono moltissimi cambi di direzione e si deve stare concentratissimi sul posizionamento, anche di un metro cambia molto. Andiamo con la domanda di Sara Napoleone, che si definisce come una ragazza timida ed introversa che si sta per la prima volta ambientando in una prima squadra, un po' come anche te in questi primi anni. Domanda per Fabio: come stai vivendo il gap generazionale che c'è tra te e i tuoi compagni di squadra? Riesci ad integrarti bene nel gruppo nel post partita, post allenamento? Beh, direi che comunque la mia squadra è abbastanza giovane, ci sono abbastanza abituato negli anni precedenti in eccellenza, in cui magari ho fatto un po' più di fatica a legare con persone con cui c'era un po' di gap generazionale. Invece al Balza è un gruppo davvero molto unito, non si sente per niente la differenza di età. Secondo me la cosa più importante alla fine è l'ambiente, sia per quanto riguarda come ti trovi te con le persone, sia per quanto riguarda anche le prestazioni in campo. È molto più facile rendere in un ambiente in cui ci si trova bene. Come sempre adesso anch'io farò qualche domanda a loro, visto che ne sono arrivato un paio. Iniziamo dalla domanda di Rocco Bugs Bunny. Domanda per i fratelli di Fabio: come mai questa vostra bellissima e professionale presenza nei video non è nata prima? Quando Fabio giocava nel calcio a 11, farvi vedere telecronaca, interviste, eccetera. Comunque bravissimi, bellissimi video, continuate così. In realtà penso che alla fine noi non ci abbiamo neanche mai pensato di farlo, anche perché il nostro modello di video era quello di portarlo sempre come avevamo fatto prima di questo progetto, introduzione alla partita, semplicemente con l'ingresso in campo delle due squadre e partita in se stessa. Poi comunque un altro fattore probabilmente era anche magari che ero abbastanza giovane, sono ancora giovane adesso, quindi magari adesso sono anche un po' più pronto per avere questa figura e questo ruolo nel canale. Comunque penso che ne abbia guadagnato in generale, sia da me che da Antimo. Adesso andiamo a leggere il commento di Francesco Rossi, che è il commento con più like, che dice: incredibile come è riuscita a far sembrare la telecronaca in tempo reale nonostante sia registrata dopo la partita, e quindi sapete già come andrà a finire. Bravissimi, avete mai pensato di fare la telecronaca in tempo reale? Ciao Francesco, innanzitutto ti ringraziamo per il commento, sicuramente troppo buono e generoso. Allora sì, abbiamo anche pensato di provare a fare la telecronaca in live, però per quanto riguarda il nostro canale diventa difficoltoso perché già facciamo tante cose. Io riprendo, Francesco riprende anche lui in campo, quindi diventa problematico. Servirebbe un'altra persona che facesse quello che facciamo noi, anzi altre due persone, in maniera tale da liberarci e poter fare eventualmente la telecronaca in live. Però diventa difficile, anche perché poi le distinte dell'altra squadra ce l'abbiamo il giorno della partita stesso, quindi abbiamo poco modo di poterci studiare i giocatori. Facendola in post produzione abbiamo anche modo di poterci studiare bene quelle che sono tutte le statistiche, le news e i nomi dei giocatori. È un'idea, ecco, che potremo portare in futuro. Comunque ti ringraziamo Francesco Rossi per il top comment della settimana, continua a seguirci e noi abbiamo chiuso qui con i commenti, direi. Un saluto. Come sta presidente? Ah, sta alla vista. Eccoci all'Arena Sporti Zandonai. Oggi c'è la capolista, c'è l'Olimpia Regium. Come vi siete allenati questa settimana e come vi siete preparati ad una partita così difficile contro la capolista? Beh, ci siamo allenati bene, siamo concentrati. Loro sono molto forti, sono la prima in classifica. Purtroppo abbiamo qualche mancanza su tutte quelle di Ferrante, una mancanza importante. Però comunque siamo concentrati, ci siamo allenati bene, speriamo di far bene. Abbiamo visto un Fabio in crescita nelle ultime partite, prima con la Mattagnanese, poi una prestazione ancora migliore l'ultima settimana con l'Arpinova. Oggi che Fabio vedremo e se ti aspetti di trovare anche il gol nonostante la partita
molto difficile. Sì, sono felice di star migliorando nelle prestazioni, spero di continuare su questa linea. Oggi sarà più difficile rispetto al solito trovare il gol, però comunque rispetto al calcio c'è sempre la possibilità di segnare, abbiamo sempre possibilità in attacco. Questo Fabio migliore che stiamo vedendo nelle ultime giornate è dettato anche da una maggiore confidenza con questo sport, ti trovi molto più a tuo agio? Sì, soprattutto questo, comunque sto imparando i movimenti e quindi riesco anche a capire quando posso rischiare un po' di più e quando è meglio evitare. Più consapevolezza, più confidenza, riesco a capire meglio i momenti. Eccoci Fabio, anche con le mie domande. Oggi è una partita difficilissima, l'Olimpia Regium è reduce da 11 risultati utili di fila, ma non solo, da 11 vittorie, 48 punti in classifica, 28 in più di voi, insomma oggi sarà difficilissima, arriva la prima della classe, facile non è. Comunque l'obiettivo sarà dare il 110% e provare a portare a casa anche un punticino, oggi farebbe gol al Balsa. Sì, magari anche un punto farebbe molto bene, però sono fortissimi, quindi non abbiamo niente da perdere, ce la metteremo tutta e vediamo come andrà. A proposito di nulla da perdere, diciamo che si sa che si parte da svantaggiati, quindi è più difficile questa cosa, no? Ti dà anche più adito di provare giocate che magari non proveresti in circostanze normali, dove senti più il peso della partita. Sicuramente in una fase successiva, diciamo che all'inizio c'è da stare concentrati e cercare di non prendere gol, cercare di replicare un po' magari quello che siamo riusciti a fare con il Ponte d'Era, quindi non farli segnare prima di tutto e poi cercare di sfruttare gli spazi che si creeranno. Un ulteriore fattore che vi sfavorisce in questo match è comunque la situazione cartellini gialli, infatti sia Roberto Conte il capitano che Ivan Pozzi sono a rischio di fida, quindi qualora venissero ammoniti salterebbero la partita importantissima contro il Real Casalgrande. In quel match dovete assolutissimamente fare punti, anche questo pensi possa caratterizzare una problematica per l'incontro sotto l'aspetto agonistico, magari il non voler far falli per non rischiare di saltare poi il Casalgrande. Non credo che ci debbano stare a pensare durante la partita ad essere ammoniti, dobbiamo pensare solo alla singola partita e se venissero ammoniti ci penseremo alla prossima. Allora Fabio, noi ti ringraziamo per l'intervista che ci hai concesso un po' come ogni sabato, ti lasciamo andare a cambiare, ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la partita di oggi che si preannuncia comunque la più difficile del campionato fino ad ora. Grazie, a dopo. Eccoci finalmente all'interno dell'Arena Sport Zandonai, una partita complicatissima oggi, arriva la prima della classe, Olimpia Regium Balsa. Come si comporterà la squadra di Velimir Andrejc, Fre? Sicuramente oggi è una partita molto complicata, 28 punti di distacco tra le due squadre, tra l'altro il Balsa avrebbe bisogno di punti anche perché nell'ultima ora il Ponte d'Era ha trovato la vittoria, quindi scappa a più 7 dal Balsa che chiaramente giocherà adesso. Vedremo come si comporterà la squadra di Andrejc, la partita è molto complicata ed è molto difficile, lo sappiamo, c'è la capolista. La partita è molto difficile, ma oltre alla capolista c'è anche il capocannoniere del campionato di Serie B di Futsal, infatti dalla parte opposta troviamo Ruggero, il capocannoniere del campionato con 42 gol, 45 stagionali, ha una media 2,37 a partita, Roby Conti ha 1,235, fondamentalmente la metà esatta del capocannoniere dell'Olimpia Regium. Sì, esatto, siamo anche soltanto allo stesso Righeschi Leroy, che ha fatto 10 gol in meno, sarà uno dei protagonisti assoluti di questa partita, vedremo se anche oggi lascerà il segno, lo vedremo a breve. Intanto c'è da ricordare che l'Atlante Grosseto ha perso nell'ultima ora, quindi qualora l'Olimpia Regium riuscisse a ottenere 3 punti oggi scapperebbe a più 9 e ipotecherebbe il campionato che sembra già ipotecato, c'è da dire. C'è da sottolineare oggi l'assenza di Gianluigi Ferrante, una pedina importantissima nello scacchiere del Balsa, oggi purtroppo si dovrà fare a meno di lui ed inoltre c'è sia Conti che Pozzi il rischio di fida, qualora prendessero un ulteriore cartellino giallo salterebbero il prossimo match interno importantissimo contro il Real Casalgrande. L'assenza di Ferrante non è una assenza da poco, sappiamo quanto questo giocatore sia utile a questa squadra soprattutto per dare anche il giusto equilibrio, oggi vediamo come si la caveranno i ragazzi. Fabio secondo me avrà sempre un buon minutaggio anche date le assenze, poi sicuramente lo vedremo nel corso della partita. Curioso anche da vedere chi giocherà in porta, perché secondo me non è scontato vista l'ultima prestazione di Steve Caccavale, e sicuramente oggi la prestazione del portiere inciderà parecchio sul risultato della partita. Non c'è nient'altro da dire, dunque noi andiamo a piazzare le telecamere. Eccoci ragazzi, stiamo finalmente montando l'attrezzatura, una volta giunti all'Arena Sport il campo è dei più insidiosi, la tribuna è bassissima, quindi ci siamo inventati il modo di piazzare la telecamera, rischioso però speriamo efficace. Tutto pronto all'Arena Sport per assistere a quella che sarà tra pochi minuti la 18ª giornata del campionato di Serie B di Futsal, Olimpia Regium Balsa. Partita complicatissima per il Balsa, affrontano Olimpia Regium, affrontano i primi in classifica, una partita sicuramente molto stimolante, vedremo come se la caverà la squadra di Andrejc. La squadra di Reggio Emilia ha iniziato il campionato con un obiettivo che sta consolidando e che sta centrando pian piano col passare delle partite. Primo posto in classifica, 11 vittorie consecutive, è una squadra che sta facendo un campionato a sé. Tutte le squadre che sono arrivate a giocare contro questa hanno dimostrato di quanto sia difficile giocare contro l'Olimpia Regium. È una partita sicuramente complicata per il Balsa, ma vedremo appunto come reagiranno e come continueranno appunto il loro periodo. Tra Mattagnanese e Bologna, 10 gol fatti nel giro di pochi giorni, solamente 2 subiti. È vero, l'Olimpia Regium è una società fatta per vincere, per battagliare nei piani alti della classifica, però vincere poi non è mai facile. Sì, sicuramente non è mai facile, sicuramente contro una squadra così forte con l'Olimpia Regium sarà molto difficile oggi per il Balsa portare a casa punti, ma sicuramente non vorrà regalarli e oggi vedremo appunto come si comporterà con un avversario così forte, il più forte che affronterà in questo campionato. Abbiamo visto anche la classifica, più 28 punti nei confronti dei bolognesi, ma adesso un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia.
Tutto pronto, andiamo a leggervi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balsa che conferma Sticca, Cavale in porta, davanti a sé come ultimo Pozzi, laterale destro Simone, laterale sinistro Conti, il capitano e come pivot Nicola Scalaia. Dalla parte opposta invece troviamo Guennonna in porta, davanti a sé Alitiaha Valti, laterale destro Arduini, laterale sinistro Ruggero e come pivot Alitiaha Fation. Ultimi istanti prima del calcio d'inizio, con Abra Calaia a cercare quasi il consenso del direttore di gara per battere questo pallone all'indietro e dare il via così alla 18ª giornata del campionato di Serie B di futsal che comincia ora. E ora Arduini va dentro a Ruggero che cerca la verticale per Fation, capisce tutto però Pozzi che può ripartire con Conti che cerca il destro. Primo squillo anche per il Balsa, dunque Ruggero va da Fation, cerca lo spazio per il destro, lo prova ancora Steve e poi Conti mette in fallo laterale, poi cerca il controllo col tacco Mr. Velimir Andrej, sempre Valtin che va ora a scodellare questo pallone, la palla rimane lì per Fation. Fation col cucchiaio, col pallonetto, il tocco sotto, non riesce a eludere l'intervento di Steve Caccavale che guarda il pallone, fortunatamente per lui finire alto sopra la traversa e può far ripartire l'Olimpia Regium che va ora da Ruggero, ancora una volta il numero 15, ancora una volta Steve Caccavale che dice qui non si passa, a Guennonna che cerca la soluzione nel 29, il neo entrato che cerca il guizzo, cerca il destro, la parata di piede ancora una volta di Steve. E intanto ora esce Fabrizio Simone, entra Fabio Di Mauro. Sì, sicuramente il fatto di aver fatto entrare Fabio in una partita così complicata certifica anche di come stia crescendo. Partita, sappiamo, molto complicata. Schierarlo così presto e risultato comunque ancora sullo 0-0 vuol dire anche avere fiducia nelle sue qualità. Torna sempre dal 7. Rischia tantissimo qua Conti, Mazzariol capisce tutto. Poi Edigno, per poco non inquadra lo specchio della porta il brasiliano sulla respinta di Steve Caccavale. Per Mazzariol contro Fabio. Ancora Mazzariol cerca il tunnel, Fabio molto bravo in fase difensiva, dice di qui non si passa, poi con la collaborazione di Calaia tengono il numero 29 lì. Cerca di ottenere spazio il 10, spazio che non c'è, quindi deve ancora battagliare, poi va da Fabio che cerca il pallone dentro, incredibile per Fatica che non ci arriva di pochissimo. Qui bellissima l'invenzione del numero 11 per il 3, rivediamo anche dal replay, bello lo spunto di Calaia che riesce a creare un po' un predicatore nel deserto, il numero 10. Poi Fabio va a scucchiaiare questo pallone magico per il 3 che non arriva davvero per una questione di centimetri. Guennonna arpiona la sfera. Mazzariol va a pescare Valtin che slalomeggia nel traffico e fa l'1-0. Alitiaha Valtin, 13° gol stagionale. Eccolo qui il vantaggio dell'Olimpia Regium. Un vantaggio cercato, voluto dal primo minuto dell'inizio dell'incontro. Sì, è trovato appunto con il numero 10, con Valtin che trova lo spazio fra le difese avversarie, fra le file del Balsa. E riesce ad infilare Steve, che finora è stato praticamente perfetto. Si gira, forse il Balsa qua pecca un po' troppa passività. Un po' troppa passività qui per il Balsa e viene chiamato già il primo time out. 1-0, mancano 12 minuti al termine del primo tempo. E ora Stick a cavale va lunghissimo da Fabio, il numero di Fabio su Arduini, il tunnel, poi va a pescare Maizi che va al destro. Guennonna riesce a arpionare la sfera qui, bellissima la giocata del numero 11. Ma adesso rivediamo la giocata di Fabio. Op, stop di coscia. E molto bene il tunnel qui su Arduini, il fallo ci poteva stare. Con la punta del piede sinistro diventa praticamente un passaggio per Maizi. Ma adesso seguiamo il destro ancora di Ruggero e vola ancora una volta Steve Caccavale a contenere il risultato. Ma adesso rivediamo il cabaret di parate di Steve Caccavale. Prima col piede nel primo caso e poi nel secondo sul destro di Ruggero. Sì, il secondo tiro è molto potente, è preciso. Forse riesce a pararlo con comunque una buona facilità perché è a mezza altezza. Però ottimi interventi a parte di Steve, che sicuramente in questo momento è il migliore in campo del Balsa. Ederson e Digno che riceve nuovamente il pallone, la mette dentro, direzione Mazzariol, e arriva anche la rete del 2-0. Joao Paulo Mazzariol, 19 stagione, 12° in campionato, un'azione da PlayStation sull'asse brasiliano, Edinho Mazzariol. E sicuramente l'Olimpia Regium merita anche di stare sul doppio vantaggio, intanto esce Fabio, sicuramente anche abbastanza incolpevole secondo me sui due gol subiti. Il Balsa sta disputando una partita nel complesso non ottimale, ma sicuramente l'avversario è molto molto forte e si sta dimostrando ancora una volta come tale. Calaia, uno sguardo davanti a sé, duetta bene con Pozzi, Calaia tutto solo, la parata di Guennonna ancora una volta, ma non è finita, vediamo, insiste il Balsa ora con Maizi che va da Calaia, col tacco Pozzi, pardon, che va da Maizi, Simone col sinistro, la parata in controtempo incredibile di Guennonna sul sinistro di Simone, deviato, se non ho visto male, da Mazzariol, ma il Balsa ora si sta dimostrando vivo, ancora con Simone che va da Pozzi, che cerca un compagno lì indietro, lo trova in Calaia, poi la palla è un po' troppo corta lì indietro. Sì, è difficile per il Balsa, adesso la sensazione è quella che l'Olimpia Regium sia tornata anche in cattedra, il Balsa non riesce più a trovare occasioni offensive. Adesso Fation, il mancino, ancora una volta Steve, e poi Simone disinnesca definitivamente con questo lancio bellissimo per Calaia, la parata di Guennonna ancora una volta, qui vicinissima la rete dell'1-2, il Balsa. E ora Mazzariol, Edigno,
Duetta con Fation che si gira. Poi va da Valtin che restituisce il favore a Fation. E l'ultimo tocco è di Edinho. Ma qui bellissima la trama di gioco. 3-0. Insomma, si gioca una porta sola. Sì, hanno gestito questa situazione con grande tranquillità, con grande freddezza. Per Olimpia Regium questo gol è sembrato veramente molto facile. E ancora una volta forse il Bassa un po' troppo passivo anche in questa circostanza. Ma gli avversari sembrano andare ad un altro ritmo, ad un altro passo. Caffarri, ancora Mazzariolo. Dentro per... il numero 10 che verticalizza bene per Fation che cerca di girarsi. Poi va da Mazzariol dentro per l'11 e arriva anche il gol di Jacopo Caffarri. Sì, ancora una volta l'Olimpia Regium ha sviluppato un'occasione con grande velocità, con una rete di passaggi fitta e veloce. Questo manda il Balza fuori giri e ancora una volta l'Olimpia Regium riesce a trovare la trama vincente che vale il 4-0. Mani in testa per il mago che non è ancora riuscito a tirare fuori dal cilindro la giocata vincente. Adesso vediamo Conti che rischia un po' sull'attacco di Mazzariol. Sbaglia tutto Roby Conti, Mazzariol tutto solo. Vada Fation che grazia così il Balza. Sbaglia tutto con rilancio di Stick a cavare e poi ci mette le manone su Valtin. E suona ora la sirena. Si conclude così il primo tempo. Olimpia Regium 4, Balza Poggese 0. Si è giocato una porta sola. La squadra di Velimir Andrej sta faticando maledettamente. Complice anche l'assenza di Ferrante, complice anche l'assenza di Mordacci. Però il Balza deve reagire nella ripresa. Eccoci al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio al termine dei primi 20 minuti di gioco effettivi dice Olimpia Regium 4, Balza 0. Sapevamo quanto fosse difficile. Il Balza un po' sulle gambe, non sta dietro ai ritmi del Reggio Emilia. Sì, sicuramente l'Olimpia Regium sta giocando un'ottima partita. Sapevamo il valore di questa squadra ancora prima che cominciasse. Chiaro che però secondo me il Balza qualcosina in più poteva fare. Il risultato è netto, 4-0, secondo me il Balza non è entrato con la miglior testa e con il miglior approccio in questa partita, poi sicuramente è Regium molto forte. Non è un caso se le ha vinte tutte e se ha perso solamente contro il Bologna, anche per sfortuna mi verrebbe da dire perché ha giocato un partitone. Tuttavia non si possono vincere tutte le partite. Sì, chiaramente non si possono vincere tutte le partite, questa sicuramente non è la partita più facile in cui portare a casa il risultato. Difficilmente vedremo un cambio di spartito nel secondo tempo, secondo me. Bisogna vedere un po' come comunque il Balza reagirà, perché c'è tutto un secondo tempo da giocare e vedere se riuscirà comunque a tenere testa a una squadra così forte. È sicuramente un ottimo test comunque per le prossime partite. Un super Steve Caccavale sta anche contenendo il risultato, mi verrebbe da dire. Anche Fabio non è entrato malissimo in campo, però insomma tutto il Balza è in palese difficoltà. Sì, Balza comunque in difficoltà. Adesso vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi 20 minuti. Noi andiamo dentro con il secondo tempo. Andiamo. Tutto pronto per l'inizio di questa seconda frazione di gioco. Vedremo se mister Velimir Andrej avrà suonato la carica ai suoi, se le cose cambieranno, perché il primo tempo non sono proprio andate bene. Il Balza deve cercare di salvare la faccia, di non uscire con le sue rotte da questa partita, perché poi può avere influenze anche negative sul corso della stagione. Quindi il Balza deve comunque cercare di fare un ottimo secondo tempo, ripartire bene. Adesso vediamo invece come riparte anche l'Olimpia Regium. Si abbasserà il tiro e ora pronto a battere questo fallo laterale. Valtin va a pescare proprio Ruggero. Dunque Digno che torna ora dal 15. Poi Valtin, la finta con la caviglia, poi va a servire il brasiliano che cerca il pallone dentro, capisce tutto Calaia. Poi Arduini, prima di Simone, cerca di ritagliarsi lo spazio per il tiro e trova il gol anche Arduini. Però l'ultima deviazione dovrebbe essere di Roby Conti, se non ho visto male. Il Balza non ha cambiato atteggiamento. Sì, cala la manita l'Olimpia Regium e sicuramente qua, insomma, Steve non è... Steve è polemico perché insomma un compagno le ha detto qualcosa, non ho capito bene chi, e gli dice guarda gioca perché su 5-0 sì, sono l'ultimo dei problemi, e direi che c'ha anche ragione. Ma adesso attenzione, ancora il destro, questa volta di Ruggero che vuole il gol ma non lo trova perché Steve Caccavale l'ha presa come una questione personale. Ma adesso seguiamo Calaia che cerca il pallone dentro, non riesce perché legge tutto Arduini che poi riparte molto elegantemente. Va da Ruggero, cerca la palla dentro. Ma poi ancora una volta Calaia sbaglia e Valtin va da Edinho con la faccia. Qui Stick a cavale ancora monumentale e poi Pozzi cerca di innescare Fabio che accelera. Va sul destro! Gwenno Unna che poi mette la palla fuori. Bella la ripartenza del Balza, bellissima la parata di Steve che para in tutti i modi. In questo caso anche con la faccia. Adesso vediamo Pozzi che va sempre da Fabio, le finte di corpo di Fabio che poi torna indietro sull'attacco di Caffarri e si affida al solito Pozzi. Poi Calaia duella molto bene col corpo, poi Fabio molto bene tra due uomini, supera prima Caffarri e poi il numero 22 Fation. Fation che cerca lo spazio per il destro, va dal fratello Valtin che cerca ora Caffarri di Bitonto ancora una volta. Ora molto bene tutta la trama di gioco dell'Olimpia Regium che sta facendo vedere belle cose. Sta giocando a uno, massimo due tocchi, come gioca questa squadra. Ma seguiamo ora Fation! E arriva il gol anche del numero 22 del fratello Halitiaha Fation. Quarto gol in stagione, quarto gol in campionato. 6-0 Olimpia Regium.
Risultato ancora più netto, l'Imperium costruisce questa azione sul velluto, molto veloci i passaggi, molto bravi nei controlli e poi la conclusione è perfetta per battere Steve, tiro molto potente, preciso, angolato. E ora riparte Fation, attenzione, un 3 contro 0, Fation, Steve Caccavale, l'MVP del Balsa, non sta mollando niente il 21. Parata senza senso, difficilissima, complicatissima, rimane in piedi fino all'ultimo e poi spaccata stupenda di Steve, miracolo. Ma adesso seguiamo Ordine, attenzione Valtin! Ancora Steve Caccavale! Mamma mia che partita che ha fatto il 21, Fre. Forse tiro anche sporcato. Comunque parata fantastica col piede sinistro, difficilissima ancora una volta. Ormai abbiamo finito gli aggettivi per Steve. E ora Calaia, vada Conti. Dunque Maizi cerca una soluzione, la trova sempre. Nel numero 7, che torna da Maizi, si allunga un po' lo stop, poi l'attacco di Ashraf Latif. Adesso rischia un po' Calaia, che stava per concedere il gol a Ruggero, che non l'aveva ancora trovato. Adesso battaglia Calaia-Ruggero, ma la partita finisce qui. Il punteggio dice Olimpia Regium 6, Balsa 0. Bisogna resettare, bisogna ripartire dalla prossima. Un risultato tennistico, ancor più che calcettistico, in quel di Zandonai all'Arena Sport di Reggio Emilia. Sì, il Balsa oggi non è riuscito a fare la migliore prestazione, per usare un eufemismo, non granché. La squadra di Andrei Cioggi, ma l'avversario era molto forte. Il Balsa sicuramente deve ripartire dalla prossima giornata, in cui avrà un avversario decisamente più abbordabile. Oggi chiaramente non ha potuto fare molto con una squadra molto più forte come quella dell'Olimpia Reggio. Bisogna resettare, bisogna ripartire dagli errori. Intanto bello l'abbraccio tra i due allenatori. Ma adesso andiamo a sentire quelli che sono i nostri intervistati speciali e vediamo cosa avranno da dirci nei riguardi di questa partita. Andiamo a sentirli. Eccoci al termine della 18ª giornata del campionato di Serie B di Futsal. Poi, come abbiamo visto contro il Mattagnanese, troppo Olimpia Reggio per un Balsa che non ha retto. È partito bene, però poi dopo si è sciolto come neve al sole. Sì, sicuramente l'Olimpia Reggio è una squadra superiore. Lo abbiamo visto già nel corso dei primi minuti della partita. Hanno subito messo in chiaro che sarebbe nata in quella direzione. Sicuramente squadra molto forte, sicuramente squadra che merita di stare a categoria oltre. A proposito di giocatori che meritano di disputare un'altra categoria, non ha segnato Ruggero oggi. Detto questo, il Balsa deve ripartire subito dalla prossima partita contro il Real Casalgrande. Non c'è tempo, insomma, per disperarsi. L'obiettivo resta quello dei playoff, distante ora 7 punti. Sicuramente poi bisogna rimanere tranquilli. Questa è una partita che si poteva perdere e molte squadre che hanno giocato contro un avversario così forte hanno dimostrato di non essere all'altezza. Quindi sicuramente bisogna resettare questa partita e penso non sia un problema. Noi andiamo a sentire come sempre i nostri ospiti e chiudiamo il video. Siamo qui con due grandi ospiti, Alessandro oggi direttore sportivo del Balsa e insieme a lui chi abbiamo qua oggi? Fabio. Cosa fai? Gioco a calcio nel Balsa Poggese. Quanti anni hai? 10. Dimmi un po', chi è il tuo giocatore preferito del Balsa? Calaia. Allora direttore, partiamo dalla partita di oggi, cosa ne pensa dei suoi ragazzi? Sei soddisfatto comunque della prestazione? Sì, sono abbastanza soddisfatto. Oggi sapevamo che era una partita molto difficile, logico che loro fanno un altro sport, un'altra categoria, quindi speravo almeno in un paio di gol, però purtroppo oggi non è andata così. E parlando un po' della sua figura all'interno della società, lei principalmente di cosa si occupa in quanto direttore sportivo? Durante l'estate ci occupiamo del mercato, sempre ovviamente in stretto contatto col mister e con il presidente. Poi insomma cerco di mantenere il rapporto tra la società e i giocatori e cerco di far andare nel miglior modo possibile le cose, ecco. Parlando comunque anche di Fabio, che è subentrato nel Balsa a dicembre, come è avvenuto il suo passaggio? Se è stato difficile comunque portarlo nel Balsa? È stato molto difficile, sono già 4-5 anni che provo a portarlo al Balsa. La trattativa non è mai andata a buon fine, però quest'anno sono stato molto contento. Diciamo che gli sforzi, gli anni di chiamate, messaggi, insomma, sono andati nel miglior modo possibile. Con la sconfitta di oggi comunque il Balsa si allontana un po' dalla zona playoff, va a meno 7 dal Pontedera. L'obiettivo è sempre quello? L'obiettivo è quello di fare più punti possibili, poi a fine anno tireremo una riga e vediamo dove siamo. Logico che la sconfitta di oggi, anche se in parte prevista, soprattutto le vittorie di Pontedera e Prato, non ci aiuta. Ovviamente sempre con l'obiettivo playoff in testa, cercheremo di fare più punti possibili. Noi ringraziamo Alessandro Poggi per questa intervista e anche il piccolo grande tifoso Fabio. Cosa ne pensi del Balsa? Ti diverte venire a vedere queste partite? Sì. Va bene, allora noi insomma possiamo andare con le prossime interviste. Andiamo da Gamberini, capitano di questa squadra. Eccoci col secondo intervistato della giornata. Oggi con noi abbiamo Giuseppe Gamberini, al quale farei un applauso, perché comunque nonostante il suo infortunio, nonostante l'essere andato fuori dalle gerarchie della squadra, sei sempre stato all'interno del gruppo e sempre seguito la formazione del Balsa in tutte le trasferte, in tutte le partite che ci sono state. Diciamolo, poi te eri il capitano del Balsa, hai dato la fascia, la tua fascia da capitano a Roby Conti, però te la andrai a riprendere da qui a breve. Sì, 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 ho già specificato che era una sorta di prestito. Continuo ad aiutare i ragazzi per quello che posso, guido il riscaldamento, comunque provo a essere presente a tutti gli allenamenti perché mi sento ancora parte di loro comunque. Questa è una cosa bellissima secondo il mio punto di vista, continuare a seguire la squadra e far vedere comunque quanto ci tieni al gruppo, e l'essere capitano fino in fondo è esattamente quello che secondo mio parere stai facendo tu, quindi ti voglio fare un complimento per questo. Grazie. È anche bello darti la giusta nota di merito. Detto questo, come hai visto la partita di oggi? Secondo te dove finiscono i meriti dell'Olimpia Regium e iniziano i demeriti del Balsa? Allora, secondo me un po' e un po', perché comunque non abbiamo fatto un gran riscaldamento, però nonostante questo
questo secondo me non siamo partiti male, infatti i primi 10, 11, 12 minuti abbiamo retto 0-0, sì abbiamo un po' sofferto ma neanche così tanto, secondo me il primo gol è un demerito nostro ed è quello che diciamo spezza un po' gli equilibri eccetera. Dopo il secondo gol comunque loro hanno fatto un gran gol e c'è un motivo se loro su 18-19 partite, quello che è, ne hanno persa una e le hanno vinte tutte le altre e giocano proprio bene, proprio a livello di squadra, di collettivo. Potevamo provare a stare un po' più sul pezzo quando il risultato è iniziato a arrotondarsi, però secondo me l'approccio non era stato sbagliato, sapevamo comunque dalla difficoltà della partita anche forse giocare a questo orario qua, non eravamo molto abituati, c'era qualche assente, non sono alibi ovviamente, ma diciamo un po' dai. Sottoscriviamo, l'assenza di Ferrante ha caratterizzato una problematica non indifferente da quando c'è lui e Calaia, la squadra ha cambiato molto, poi soprattutto a seguito mi dicevano della tua assenza che si è fatta sentire in campo, ma quando potremo rivedere Giuseppe Gamberini il capitano in campo di nuovo? Si penserebbe l'anno prossimo, però vediamo se i ragazzi vi fanno questo regalo di andare ai playoff, vediamo come sarò messo perché più o meno in quel periodo lì scadono i 6 mesi, però direi l'anno prossimo, così faccio tutto con calma e non rischiamo niente di grave, dai. Ti facciamo un grosso in bocca al lupo di piena guarigione e speriamo comunque di poterti vedere in ipotetici playoff che il Balsa potrebbe fare per accedere alla Serie 2, che sarebbe un sogno. Allora noi ringraziamo Beppe Gamberini, grazie mille, grazie capitano, mille, per l'intervista che ci hai concesso e ti aspettiamo in campo, quindi. Siamo qui nel post partita con Fabio al termine dell'incontro che ha visto sfidarsi Olimpia Reggio un Balsa, insomma come è andata oggi? Sicuramente il risultato non dimostra bene, però come ti sei trovato e come vi siete trovati in questa partita, in una sfida così difficile? Beh, ovviamente non ci siamo trovati bene, più che per demerito nostro, per merito degli altri che comunque hanno dimostrato di essere di una categoria superiore. Poi ovviamente abbiamo fatto moltissimi errori noi, però secondo me sono stati indotti dalla loro bravura e dal fatto che non siamo abituati a giocare contro giocatori di questo livello, di questo ritmo e con questi meccanismi così consolidati. Qual è stato l'aspetto che ti ha fatto notare di più questa differenza tra voi e l'Olimpia Reggio? Prima di tutto i singoli ovviamente hanno un ritmo diverso, si vede che possono sicuramente fare un'altra categoria, anche in campo, cioè la palla la muovevano velocissimo, i movimenti erano coordinati alla perfezione, cioè almeno rispetto a noi, quindi è normale che siamo andati in difficoltà sia per demerito nostro che per merito loro. Come ti sei trovato anche affrontando una squadra così solida su entrambe le fasi? È stato molto difficile, sicuramente la più difficile fino ad adesso, si muovevano benissimo, c'è stata un po' di confusione generale, abbiamo fatto molti errori collettivi secondo me a livello di prendere l'uomo. Noi possiamo andare con le domande di Antimo, vediamo che dubbi avrà. Eccoci dunque anche con le mie domande come al solito. Fabio, oggi è una partita dal coefficiente di difficoltà estremo, citavi tu poc'anzi, una squadra che si trova alla perfezione, una squadra che esercita un ritmo e lo impone sulla partita davvero in maniera mastodontica. Ho visto che oggi hai usato più le mani rispetto alla partita precedente, ho visto che cercavi più il contatto proprio fisico e questo in qualche caso ti ha salvato, in altri sembrava che gli avversari andassero talmente tanto forte che non riuscivi proprio a seguirli neanche con le mani. Sì, usare le mani era necessario in questa partita, diciamo che ho fatto degli errori miei anche derivanti da altri, ma in generale comunque tutti abbiamo fatto fatica, come detto prima non siamo abituati a giocare contro una squadra del genere. Comunque sei stato tra quelli che è riuscito a trovare il guizzo più volte, un fattore positivo, devi ripartire da queste cose qui. Sì, più che altro non sono riuscito ad incidere in modo pericoloso, non ho mai tirato in porta, quindi un tiro l'hai fatto lì col destro, probabilmente dovevi caricare di più la conclusione, c'avevo lontano e quindi non sono riuscito ad angolare. Sì, comunque non siamo stati pericolosi in generale, hanno giocato praticamente solo di una porta, non possiamo dire niente. Una sconfitta che ci sta, però un punteggio così importante di serie a zero pensi possa ridimensionare quelle che sono le vostre aspettative in questo campionato? Cioè è brutto da dire, però ci aspettavamo un po' di perdere, speravamo non con questo risultato. Abbiamo visto anche gli altri risultati, sì. Sono una squadra che fa una categoria a parte, non deve incidere nel nostro percorso, sì. Dobbiamo vedere le altre squadre da battere. Prossima settimana Real Casalgrande e dopo sosta, quindi prima della sosta l'obiettivo è quello di recuperare 3 punti e magari di recuperare anche Gianluigi Ferrante, oggi assente. Penso che torni per la prossima settimana Ferrante, sicuramente un'arma in più per la nostra squadra, la prossima partita è decisiva ed è sicuramente da vincere. Allora noi adesso andiamo in chiusura, vieni Fre. Grazie ragazzi per aver visto questo video fino alla fine, noi vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentate tantissimi per avere come sempre il vostro importantissimo feedback. Mi raccomando ragazzi, lasciate like al video e seguiteci anche su tutte le altre piattaforme, Instagram e TikTok. Noi ci possiamo vedere settimana prossima, giovedì prossimo, con un nuovo video. Ciao ragazzi. Ciao.